Storie avvolgibili. Tra tante altre, Monk aveva un'assoluta specialità, quella di muoversi a piacimento tra le ombre. Era proprio lì che, dopo tanto peregrinare, aveva trovato casa. Era lì dove andava a cercare ispirazione e di questo si nutriva la sua musica, tenera, eccentrica e misteriosa, unica come la sua esistenza. Perché Monk suonava e viveva fuori da tutto, assorto e concentrato, schivo e assente. Perché, a differenza di altri grandi pianisti, a lui bastavano solo due note per cogliere e raccontare l'anima delle persone. Chet Baker, Duke Ellington, John Coltrane, Lester Young, Thelonious Monk. Il jazz racconta la storia di tutti noi, la tensione creativa, la spinta verso l'ignoto, la sfida e i limiti di note e di accordi. Perché il jazz è come l'esistenza, un viaggio tra alti e bassi, tra bellezza e sofferenza, un viaggio complesso, complicato, difficile, ma pur sempre meraviglioso. Questa serie podcast si intitola But Beautiful ed è dedicata a tutto questo. I don't know, I haven't really rated them, I mean, within my mind. I like all of them. Quel nome biblico sembrava chiamare il destino, Thelonious. Così lo avevano battezzato all'anagrafe di Rocky Mount, piccolo centro della Carolina del Nord, nell'ottobre del 1917. Un nome importante, un nome che pareva destinato a salire sul pulpito in qualche chiesa, a predicare il perdono, a salvare le anime, o a indicare la via, magari intonando qualche gospel. E in effetti, per qualche strano scherzo della sorte, la sua vita sarebbe passata anche di lì, da chiese e oratori. Perché a un certo punto il giovane Thelonious aveva lasciato la scuola ed era andato a suonare l'organo per un predicatore su e giù per il Midwest. Lui e la musica si frequentavano però da parecchi anni, sin dalla più tenera età, sin da quando i suoi genitori si erano trasferiti a New York sulla 63esima strada tra West End e Riverside. Il piccolo Thelonious era andato a lezione sin da quando aveva compiuto 10 anni. Era andato al centro sociale di San Juan Hill per 15 centesimi l'ora. Le sonate, i canti popolari, le arie gospel e anche la pulsazione di swing ragtime avevano trovato in lui non solo un orecchio attento, ma anche un esecutore molto creativo. Sin dalle prime lezioni Thelonious aveva infatti mostrato di saperci fare con il pianoforte, sorprendendo davvero tutti. Monk pareva assorbire quanto ascoltava, il tema, la frase melodica, la successione degli accenti, interpretandoli però poi liberamente, alla sua maniera. Questa strabiliante e istintiva capacità di muoversi tra note e accordi, però, non era affatto apprezzata dai suoi insegnanti, che ogni volta lo richiamavano all'ordine. Doveva limitarsi a ripetere quello che sentiva, doveva suonare quello che era scritto nello spartito. Punto. I mean, I showed him the chords of a lot of my songs. I mean, when he used to, in order to play them. I mean, we used to come in and play all the time, working at the playhouse. With Minton? Uh-huh. Oh, yes. La svolta, quella che avrebbe cambiato verso la sua vita, sarebbe arrivata qualche anno più tardi, tra i vicoli di Harlem. Era infatti lì, nei club fumosi di downtown, che aveva avvertito una specie di chiamata. Tutto merito dello stride, di quello strano modo di suonare il pianoforte. Lì per lì non gli era apparso uno stile,
né tantomeno una tecnica. Quello che aveva visto fare alla tastiera a Fats Waller e a James Price Johnson sembrava un nuovo mondo, un nuovo tempo, una nuova maniera di intendere il ritmo e la musica. Quella magia ricordava l'ebbrezza di un balzo repentino, di un singulto, un saltello ritmico che andava a incastrarsi perfettamente nell'incedere di battere e levare tra la nota bassa e l'accordo. Mentre la mano sinistra lavorava su quello, sull'incalzare delle note gravi, spesso ripetute a cascata su ottave diverse, la destra rimaneva invece libera di giocare con la melodia. L'effetto era un fascinoso backbeat che, pur rimanendo nel timing del brano, trasmetteva la sensazione di un ritardo, di un rallentamento, regalando così ai brani una nuova, irresistibile cadenza, sinuosa, ritmata. Quello sfasamento esaltava il riff e la melodia. Quello sfasamento era un passo avanti a tutto, anche al ragtime. Quella cosa lasciava davvero spazio all'improvvisazione. Fu per lui un cambiamento epocale. Finalmente poteva lasciarsi andare. Poteva affidarsi all'istinto, alle proprie emozioni, poteva giocare con la fantasia. Da lì in avanti la musica per lui sarebbe diventata questo, un inno alla libertà. Merci beaucoup. De nada. Minton's Playhouse sulla 118esima strada divenne la sua casa. Su quel palco avrebbe accompagnato per molti anni tutte le pulsioni e i suoni di Harlem, le mode, le tendenze che cominciavano a infiammare le strade, ormai già in odore di bebop. Quelle lunghe notti trascorse a suonare con Parker, McGee, Roach, Gillespie, Eldridge e Hill gli affidarono una lunga scia di idee e di intuizioni, ma anche la certezza dell'esistenza di una via alternativa, di un modo diverso di suonare. Fu così che Monk prese la sua strada, una pista diversa da quella battuta dei suoi colleghi. Dove loro alzavano i ritmi, lui, infatti, li abbassava. Dove spingevano, dove accentuavano, lui smorzava. Dove esageravano, perdendosi in cascate verticali di note, lui invece sottraeva. Era una questione di pelle, di attitudine. A differenza degli altri protagonisti della scena musicale, esuberanti ed estroversi, sino spesso a diventare quasi ingombranti, Thelonious preferiva rimanere nell'ombra. A lui non piaceva apparire. Così come non piacevano le foto, la stampa, i cronisti, persino gli applausi un po' lo infastidivano al punto da imbarazzarlo, come peraltro i fari o le luci abbaglianti della ribalta. Quei tratti, quell'intensità, quel carattere schivo e riservato contribuirono ad ammantare il tutto di fascinoso mistero, come puntualmente raccolto e raccontato poi dai critici di Downbeat. Per la stampa e per il pubblico, Monk divenne così un'icona, un personaggio irraggiungibile, un bratile, influente e autorevole, come un santone, anzi, meglio, come uno sciamano. Tutto questo non fece che aumentare il disagio di fondo, che si riflesse nei tratti intimi e personali dei suoi brani, destinati con il tempo ad assumere un carattere sempre più notturno e lunare, anche per via di una costante malinconia di fondo. Archiviate le ricche trame delle prime composizioni di Straight No Chaser o dell'immortale Round Midnight, Thelonious prese infatti ad asciugare grammatiche e linguaggi nel tentativo di raggiungere l'essenza. Fu così che cominciò a sperimentare, a suonare accordi con due sole note, a lavorare su pause e vuoti più che su pieni. Il risultato era una musica distaccata e laterale, curiosa, sbilenca, ma anche ironica e divertita. La colonna sonora del mondo che ogni giorno vedeva scorrere sui marciapiedi della grande città, tra l'insegna al neon dei cinema e dei locali, le pubblicità, la metro, i fumi, i vapori che si alzavano dalla strada, lo swing, l'incedere ipnotico e regolare di semafori e pedoni.
Monk inseguiva il ritmo di quelle pulsazioni, lontanissime dalla frenesia postmoderna del bop, con lo stesso spirito impertinente con cui da bambino reinterpretava classici e standard per l'ira di maestri e docenti. Why nobody just don't want to do what I ask them to do? I ask them to play the song first before we play the other guy. You rehearse every time you play on the instrument. I suoi brani, sempre più cesellati e scanditi, cominciarono a restringersi, restituendo centimetri allo spartito, sino a trasformarsi in poesie a cui non servivano parole. Quello che usciva dal suo pianoforte era qualcosa di inedito, di stravagante, qualcosa mai sentito prima. Era musica nuova, una sfida ai canoni, jazz, nella sua accezione più alta e libertaria, impertinente e imprevedibile, una dimensione fantasiosa, divertita e divertente, singolare, almeno quanto i suoi rinomati copricapi. Quella sua naturale curiosità per l'esistenza divenne anche una forma di gentile e disinteressata disponibilità nei confronti di tutti. Se serviva una mano, se qualcuno aveva bisogno, lui c'era sempre. Monk non diceva mai di no, e questa cosa finì anche per metterlo nei guai, facendogli pagare a caro prezzo l'ingombro di qualche amicizia sbagliata. Una sera, mentre è in auto con Buddy Powell, li ferma la polizia. Li fanno scendere entrambi, senza tante cortesie, per perquisirli. Nelle tasche dell'amico trovano diverse bustine di eroina. Monk viene citato come testimone in giudizio, ma lui si rifiuta. Non ha nessuna intenzione di danneggiare l'amico. La giustizia però fa comunque il suo corso, e così lo incriminano e gli tolgono l'abilitazione a suonare. È un autentico disastro. Thelonious non può più suonare né vivere della sua musica. Per fortuna c'è Nelly a organizzare le giornate, a trovare gli ingaggi fuori città, a curare conti e bollette, a mettere ordine in una crescente confusione anche mentale. Si erano conosciuti da bambini, si erano capiti al primo sguardo e sarebbero rimasti assieme per sempre, o quasi. Con il passare delle stagioni, nonostante applausi, fama e dischi, il peso di qualche eccesso di troppo aveva finito per ingarbugliare il filo di pensieri, storie e note. Ma per il pubblico erano solo i frutti eccentrici di un carattere sempre più solitario e lunare. Qualche amico tirò in ballo i primi sintomi di qualche grave sindrome comportamentale. Quelli a lui più vicini pensarono invece realisticamente agli effetti di droga e farmaci. Monk cominciò a chiudersi in se stesso, a trascorrere intere giornate a riflettere sulle note e le simmetrie dei suoi pensieri, in un labirinto di rompicapi, dissonanze e cluster. Il tempo divenne per lui una variabile relativa, soprattutto quando entrava in studio di registrazione. Le sue sessions diventarono infatti una sorta di esperienza metafisica. Leggendaria rimase quella di Brilliant Corners, quando impiegò 5 ore per suonare e incidere il brano omonimo. Monk sedeva in silenzio per molti minuti davanti alla tastiera del pianoforte, in una sorta di magica sospensione, in attesa di decodificare il codice d'ingresso a un'intuizione, a una frase. E poi, quando finalmente arrivava il segnale, cominciava a suonare, prendendo tutti di sorpresa. Gli bastava uno spunto, una piccola idea, per scomporre trame intricate e complesse in frammenti minimali e melodici, che poi ricomponeva a piacimento, dando vita a brani obliqui, vorticosi, aerei, come il vento o le nuvole, come gli scherzi o i giochi. La vita non gli regalò mai nulla. Quello che aveva se l'era guadagnato con intelligenza e arguzia, ma a forza di coltivare pause e assenze ne diventò prigioniero. Monk scomparve dalle scene dalla metà degli anni 70. Sparì letteralmente dalla ribalta, dai giornali, dai palchi e dai fari. Si arrese a un labirinto di pensieri ritirandosi sull'Hudson, a Weehawken, nel New Jersey, a casa di Nika, la baronessa pannonica di Königswarter, nata Rothschild,
appassionata mecenate di artisti, musicisti e anche di gatti. Quello con Nika sarebbe diventato un rapporto veramente stretto. Se lei aveva cambiato radicalmente vita, abbandonando l'Inghilterra, un marito, 5 figli e una vita fatta di obblighi e infelicità per stabilirsi da questa parte dell'Atlantico, la colpa, ovvero il merito, era proprio di Monk e della sua Round Midnight, che una notte l'aveva spinta in quella direzione. Il jazz, Monk, le aveva cambiato la vita e lei cercava di ricambiare offrendogli riparo. Once I stopped playing with my father, I continued to play his music like the rest of the jazz community. Mm-hmm. What I found was that playing his music minus him was a completely different experience than playing the music with him. Tra quelle mura cercò tranquillità e silenzio, ragione e conforto. Negli ultimi anni di vita non toccò più il pianoforte, ne regalò molte parole, sino a quando un infarto nella notte del 17 febbraio 1982 lo prese per mano, accompagnandolo dall'altro lato della strada. I suoi brani, però, sono tutti sopravvissuti al tempo e alla sua usura. Merito di quelle loro strane radici, di quella natura azzardata, dissonante, che trovava equilibrio nel vuoto, nella nota che mancava, quella che lui non aveva suonato, quella che Bill Evans e Miles Davis avrebbero chiamato il riferimento implicito. Era lì attorno che si muoveva tutto il suo mondo, fatto di tricks, tocchi, magie, stravaganze. Era così che Monk allenava la sua attitudine, era così che si metteva in difficoltà, che si abituava a perdere l'orientamento, giusto per tornare bambino, per sviluppare curiosità e attenzione, per immaginare mondi lontani. Era così che rubava il tempo anche a se stesso, perché quando si sedeva al piano dimenticava tutto, non solo la sua vita, ogni altra cosa. Negli ultimi tempi, prima di rinchiudersi in casa, capitava anche di peggio. Capitava che scendesse dal palco nel bel mezzo di un concerto tra un brano e l'altro, magari solo per fermarsi lì in sala a contemplare pubblico e musicisti. Una notte più lunga delle altre, gli capitò anche di infilare la porta del locale nel silenzio attonito del pubblico. Una volta fuori, sulla strada, era andato a sedersi sulle panchine del parco antistante. Era andato lì a guardare le stelle, a dare del tuo alla luna. Una buona anima lo aveva rincorso per chiedergli con cortese imbarazzo se per caso si fosse perso. Lui aveva sorriso, fissandolo a lungo, e quindi gli aveva stretto la mano e, squadrandolo dal basso, in maniera distaccata, gentile e cordiale, gli aveva risposto che andava tutto bene e che forse erano stati loro a perdere la strada. Avete ascoltato But Beautiful, una serie podcast prodotta da Storia Volgibili. Il testo, la narrazione e la voce sono di Diego Alverà. Le musiche sono state arrangiate ed eseguite da Enrico Breanza e Paola Zannoni. Le chitarre sono quelle di Enrico, il violoncello quello di Paola. Tutte le riprese audio sono state effettuate da Veronica Marchi negli studi di Osteria Futurista. La regia, la post-produzione e il sound design sono di Veronica Marchi. Le ricerche d'archivio di Roger App, la comunicazione di Pensiero Visibile, la produzione di Storia Volgibili. Puoi riascoltare questo podcast ogni volta che vuoi sul sito storiavolgibili.it e su tutti i principali canali di ascolto. Storia Volgibili è orgogliosa di raccontare queste storie. Ogni ascolto per noi è importante. Per questo, se il podcast ti è piaciuto, clicca il tasto Segui su Spotify, lascia una recensione su Apple Podcast, ma soprattutto parlane agli amici e aiutali a trovarlo. Supportiamo i podcast di qualità. Alla prossima puntata. Storia Volgibili.